Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucullus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi andremo a parlare della OPZ Elite, una skin che ci permette di avere non solo informazioni molto interessanti che altre skin non ci danno, questo è molto importante, ma ci permette anche di vedere una componente grafica un po' diversa dal solito, anche perché, parliamoci chiaro, poche skin quest'anno sono riuscite a dare un tocco personale lato estetico. Quindi vediamo quali sono le particolarità di questa skin e poi vediamo come si fa a scaricarla e installarla. Partiamo quindi dalla schermata principale. Innanzitutto al centro vedete l'elemento dinamico che è presente anche in altre skin, per esempio nella DD2021 di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Abbiamo quindi i loghi dei due team che si vanno ad affrontare con al centro il logo della specifica competizione, poi passano alcuni secondi, la schermata cambia e abbiamo la data della partita, abbiamo i nomi delle due squadre, l'orario, la temperatura, il nome dello stadio in cui si andrà a giocare. In questo caso si tratta però di un'amichevole tra Sassuolo A e Sassuolo B. Questa invece è la schermata delle tattiche. Subito potete notare la reintroduzione del cerchietto di idoneità qui accanto al ruolo specifico che avete scelto per un determinato giocatore. Francamente l'avrei preferito un po' più grosso e un po' piccolino, però si nota subito insomma che per esempio su Boga manca uno spicchietto che non manca per esempio su Caputo. Vi ricordo sempre però che dovete cliccare sul singolo interprete e andare a valutare le qualità per capire se realmente quel giocatore può giocare o meno in quel ruolo. Non affidatevi solamente al cerchietto di idoneità, prendetelo sempre con le pinze perché potrebbe nascondere delle verità, quindi utilizzate sempre i vostri occhi. Un'altra cosa che potete notare è che questa skin riesce a supportare il volto dei giocatori accanto al nome e accanto alla maglietta con tanto di numero, però vi ricordo che per vedere tutte le faccine e non avere appunto un volto scuro dovete scaricare un face pack a parte, ovviamente, perché questa skin vi abilita semplicemente la funzione della faccina, ma poi dovete averla scaricata appunto a parte. Abbiamo parlato del cutout e anche di altri face pack quest'anno, quindi insomma avete anche l'imbarazzo della scelta. Sicuramente avrete anche notato le colonnine di condizione fisica e forma partita nella parte destra dello schermo. Vi ricordo però che questa skin nello specifico non forza più di tanto l'introduzione di questa variabile. Perché quindi io me la ritrovo? Beh, perché sicuramente ho scaricato altre skin che provano a reintrodurre questa informazione, tipo la Bean Skin Premium. Quando voi scaricate quindi delle skin che provano a reinserire questa variabile, molto probabilmente ve la ritroverete anche in altre skin, come è questo diciamo il caso della OPZ. Vi ricordo però che se non ce l'avete subito, se magari avete i cuoricini e i pollici verso l'alto, verso il basso, che riguardano appunto la condizione fisica e la forma partita, che sono appunto dei valori sintetici grafici introdutti quest'anno dagli sviluppatori proprio per nascondere questi valori, vi tocca andare qui, copia di informazioni, andare su personalizzata, andare su personalizzazione e visualizzazione attuale e cercare in questa colonnina di sinistra proprio questa voce che io ho già sulla destra, ovvero condizione fisica complessiva / forma partita. Se la trovate qui a sinistra vi basterà andare su aggiungi e ve la sposterà direttamente sulla destra. Poi potete anche andare a posizionarla verso il basso o verso l'alto andando a utilizzare sposta in alto, sposta in basso, così vi organizzate bene le varie colonnine sull'out destra. Comunque vi ricordo quindi che non è detto che voi avrete anche questa colonnina qua. E diamo uno sguardo anche all'interfaccia grafica quando si scende in campo. I numeri, sia che esprimano il risultato sia il minutaggio, hanno uno stile molto digitale che obiettivamente può piacere o meno. Qua abbiamo il pannello che si può spostare verso sinistra o verso destra, dove ci sono chiaramente tante informazioni che possono essere modificate ogni volta che trovate la freccetta verso il basso. Vi ricordo, potete cambiare assolutamente le informazioni. Il fatto di riuscire a spostarlo tutto verso sinistra o meno dipende anche dallo zoom che avete utilizzato. Questo è molto importante. Un'altra cosa davvero molto 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 carina che ci sta anche nella Bean Skin Premium è la possibilità di andare a simulare il risultato anche a partita in corso. Infatti qua ci sta il fischietto, quindi se cliccate sul fischietto e poi andate eventualmente anche a scegliere un piano di gioco se ne avete creato uno, poi vi basterà cliccare su sì e a quel punto la simulazione è porterà al termine la partita. Magari al 60esimo siete già con un risultato molto rotondo, andate a simularla perché non vi va di attendere gli altri 30 minuti e subito velocizzate il tutto.
quando arriva il giorno della partita potreste anche decidere di non disputarla perché è un'amichevole, perché avete già vinto il campionato con tante giornate d'anticipo, perché avete vinto l'andata di 5-0 e non vi va di fare il ritorno. Vi basterà in questi casi cliccare sul risultato istantaneo e a quel punto inserire magari un piano di gioco se ne avete preparato uno e affidarvi insomma al vostro allenatore in seconda, che porterà appunto la squadra in campo e verrà simulata la partita, in questo caso persa 2-0 con il Parma. Come puro vezzo estetico vi faccio anche notare che nella schermata del calendario non solo andiamo a visualizzare quali sono i prossimi incontri, ma in alto a destra questa skin abilita anche la funzione in piccolo dei vari stadi in cui andremo a giocare, quindi basta scorrere le partite e vedete come cambiano gli stadi in alto a destra. Vi ricordo però che il pacchetto degli stadi va scaricato sempre a parte, ma un'altra cosa estetica davvero molto carina si vede quando andiamo in info societaria. Guardate cosa accade: sulla destra ci sta questo piano che viene a riempirsi in maniera dinamica con i vari trofei, e al centro ci sono i giocatori che vengono girati come se fossero delle figurine, quindi prima ci sta il logo del club e poi si gira e ci sta la schermata informativa dei tre migliori giocatori, un'altra cosa davvero molto carina. Sempre da questa schermata delle info societarie noi possiamo valutare varie informazioni, come vedere per esempio lo stadio in maniera più ampia rispetto a come abbiamo visto nella schermata del calendario, con tutte le informazioni di riferimento come l'anno di costruzione, la capienza, il tipo di terreno e compagnia bella. Se ci spostiamo però nella schermata delle città possiamo eventualmente vedere anche le immagini della città di riferimento, sempre però se avete scaricato a parte il pacchetto delle città di cui abbiamo già parlato in un altro video. Abbiamo anche altri dati, informazioni, club affiliati, trofei, allenatori che sono succeduti nel corso dell'avventura del Sassuolo, la situazione finanziaria e anche poi i vari posizionamenti nelle varie divisioni anno per anno degli ultimi anni. Faccio però un piccolo appunto: mi sarei aspettato un ennesimo elemento dinamico in questa skin, per esempio andando a scaricare sia il pacchetto degli stadi con visuale interna sia con visuale esterna e vedere dopo qualche secondo appunto lo scorrere della schermata interna ed esterna, un po' come abbiamo visto nella Flute skin qualche tempo fa. Ma passiamo al pezzo forte di questa skin, ovvero la visuale del profilo del singolo calciatore. Vi ricordo che in questo scenario noi siamo allenatori del Sassuolo ed è per questo che noi riusciamo a vedere ad esempio i pro e i contro di Jeremy Boga. Chiaramente quando il giocatore non è di vostra proprietà non è detto che voi potete vedere queste informazioni, prima quel giocatore andrà osservato. Magari qualcuno potrebbe pensare che qui è tagliata male la grafica, in realtà quando voi passate il mouse su questa lineetta verde vedete che, notate che è una barra di scorrimento, quindi se io poi ci clicco sopra con il mouse la mano si chiude e mi fa andare sopra e sotto, quindi si vede tutto benissimo, tranquilli. Quello che però vi consiglio di fare per rendere chiaramente la visuale dell'interfaccia più comoda è quella di operare sullo zoom in base chiaramente alla risoluzione del vostro schermo. Se appunto vedete male alcune cose, basta sempre, questo come regola generale, basta andare su FM, poi su preferenze, spostarvi da generale in avanzata, dopodiché qui anziché più comuni ci cliccate, andate su tutto e poi ci sta questa voce relativa a dimensioni testo e immagini. In questo caso voi potete andare a modificare appunto lo zoom in base appunto alla risoluzione del vostro schermo, e qua chiaramente dovete anche scegliere una adatta risoluzione per il vostro schermo. Vi ricordo anche che questa skin è presente anche in versione mini per i monitor più piccoli, ma questo lo vedremo dopo quando andremo a vedere come si fa a scaricarla e installarla. Un altro elemento estetico molto carino è l'avere in alto a sinistra i volti dei giocatori un po' più ampi rispetto ad altre skin, ma diciamo che questo è voluto perché il ragazzo che ha creato questa skin ha fatto anche un face pack suo personale che si può scaricare a parte, dove non si vede semplicemente il volto ma anche il mezzo busto. È chiaro che quindi se fosse stata più piccola l'immagine non si vedeva granché. Lui ha messo a disposizione questo pacchetto per tutte quelle persone a cui non piace vedere semplicemente il volto ma vogliono vedere anche ovviamente il giocatore un po' in azione con tanto di maglietta. La cosa carina di vedere la maglietta è però solamente nelle prime stagioni secondo me, perché poi quando passa troppo tempo magari quei giocatori sono trasferiti in altre squadre e voi vedete le magliette che stonano con il giocatore che è presente appunto in un altro club. Però volendo, se volete scaricare questo stile, vi ricordo che c'è anche il DF11 che è molto più ampio, perché il problema di questo pacchetto è purtroppo l'ampiezza. Se noi andiamo quindi sul link per provare a scaricarlo, notate che ci sono appena 3 GB. Considerate che quello che utilizzo io, ovvero il cutout che fa vedere solamente il volto, pesa 20 GB. Questo per farvi capire insomma che mancano tanti giocatori con questo pacchetto, anche se
e poi il ragazzo che lo ha creato ha fatto anche più link di aggiornamento, ma sono aggiornamenti veramente piccoli, intorno ai 100, 100 e qualcosa di megabyte. Quindi vi ripeto, purtroppo, anche se esteticamente può piacere, è un po' striminzito nel numero di giocatori coperti. Ovviamente per chi vorrà provarlo vi lascerò il link in descrizione al video per andarvi a scaricare anche quel face pack. Si scarica e si installa sempre lo stesso modo, ovvero va estratto il contenuto e poi va copiata quella cartella, andate in documenti, sports, interactive, football manager 2021, poi andate in graphics e poi la mettete qui e la nominate face pack e la piazzate proprio in questa zona dei documenti. Sotto la foto del giocatore troviamo anche in corsivo il suo nome, magari servirà poco visto che abbiamo già il nome in stampatello leggibilissimo in alto al centro, però è comunque un tocco personale e a me piace molto quando qualcuno prova a cambiare la parte grafica della interfaccia. Sotto ancora troviamo informazioni molto importanti come età, peso e altezza. Il piede sinistro e destro in realtà mi piace più in questa zona grafica, perché così uno può decidere bene in base al ruolo se può prendere in considerazione il giocatore anche in base al piede, perché noi sappiamo che in determinate posizioni del campo è importante avere anche un determinato piede forte e piede debole. Sotto troviamo sempre sulla sinistra però due informazioni molto importanti ancora, come la selezionabilità nazionale e del club. Voi sapete che in alcune nazioni ci sono delle precise regole con numero minimo di giocatori cresciuti nel vivaio nazionale e del club, quindi bisogna sempre tenere sotto osservazione queste informazioni. Ma andiamo al punto forte di questo skin, ovvero la possibilità di vedere l'abilità attuale espressa con un numero che va da 0 a 200. Qual è però la differenza tra l'abilità attuale e quella raccomandata? Diciamo subito che non posso andare troppo in profondità, cercherò però di essere sintetico ed esaustivo, perché questo chiaramente è una video recensione su una skin e non è una videoguida sull'editor. Quello che dovete capire è che questo secondo valore è un valore che si crea in automatico a seconda dei valori che avete messo numerici nella scheda del giocatore che avete creato con l'editor pregame. Per esempio, vado a mettere un tot valore nelle qualità tecniche, mentali e fisiche, vado ad attribuire più ruoli diversi a quel giocatore, vado a mettere la capacità molto alta sia sul destro che sul sinistro. Quello che producono questi effetti è aumentare l'abilità attuale raccomandata. È molto importante che l'abilità attuale sia molto simile, se non identica, all'abilità attuale raccomandata, perché altrimenti vuol dire che voi avete sovrastimato o sottostimato il valore del giocatore. Perché mentre questo appunto è un valore che si va a creare, quello raccomandato, in maniera automatica andando a toccare tutte le altre voci della scheda del giocatore, quella attuale è un valore che potete decidere voi in maniera autonoma, quindi è molto importante che siano simili. Quello che ci interessa in questa skin è semplicemente dire che questo è un numeretto molto potente, sia quello attuale che quello raccomandato, potete anche considerarli quasi simili, non è un grosso problema, tanto non è difficile che troverete giocatori con molta distanza tra l'attuale e la raccomandata. È un valore molto potente perché? Perché vi fa capire il valore di questo giocatore all'interno del vostro progetto. Volete vincere, che ne so, una Coppa Continentale importante? Beh, avere a che fare con un giocatore che ha un'abilità attuale di 145 è tanta roba. Volete vincere uno scudetto di Serie A? Beh, un giocatore con un'abilità attuale di 145 è assolutamente adattissimo per poter fare questo. Siete però nel Sassuolo, il che vuol dire che Boga è più forte rispetto a quelle che sono normalmente le ambizioni del Sassuolo, e questo spiega perché Boga spesso va via. Questa è un'informazione molto potente, infatti è un attributo nascosto che non si dovrebbe vedere se non si attivo l'editor in game, ma che questa skin vi fa assolutamente vedere, e questa è una particolarità dell'OPZ Elite. Tra l'altro, questa scheda vi potrebbe sembrare un po' scarna perché sotto c'è scritto General e non c'è nulla. Beh, non c'è nulla perché io in questo save non ho attivo l'editor in game. Poi vi farò vedere un save dove è attivo l'editor in game e vedrete che qui compariranno una valanga di ulteriori informazioni utilissime. Prima però di passare ad un save dove è attivo l'editor in game per vedere cosa compare qui sotto, vi faccio vedere un'altra schermata davvero molto importante e molto potente a cui si può accedere grazie a questa skin. Clicchiamo su questa freccetta verso il basso e posizioniamoci su Position Ability. Qui abbiamo dei valori numerici che vanno da 1 a 20 in base alla posizione che può essere assunta dal giocatore in campo. Attenzione, posizione, non ruolo specifico. Per esempio, lui per ala sinistra intende semplicemente la posizione da tre quarti sulla sinistra, non lo specifico ruolo di ala sinistra. Tant'è che lui ha piede sinistro sufficiente, quindi non può fare l'ala di sinistra, perché per fare la sinistra tu dovresti avere il piede sinistro, però ha un piede destro molto forte, quindi vuol dire che sulla tre quarti sinistra del meglio di sé.
quindi lo possiamo mettere come attaccante esterno di sinistra perché può sfruttare il piede opposto, ovvero il destro, per andare a tagliare verso il centro. Capite insomma com'è potente questa informazione, perché vi va a mettere insieme tante informazioni che vi fanno capire dove può rendere meglio il giocatore. È veramente chiarissima questa schermata. Sono passato ad un altro save, siamo nel 2023, sono allenatore del Milan e ho attivo l'editor di gioco. Vedete che se passo il mouse qui sopra dice FM editor di gioco, quindi vedete come sono comparse ulteriori informazioni che prima non vedevamo perché non c'era attivo l'editor in game. Non abbiamo semplicemente l'abilità attuale e quella raccomandata, ma abbiamo anche l'abilità potenziale, cioè dove potrebbe arrivare il giocatore qualora avesse le condizioni per poter migliorare ancora, ovvero un'età sotto i 24 anni e anche la possibilità di ovviamente giocare. Vedete come Rafael Leao aveva chiaramente un'abilità attuale più bassa e ora ha quasi raggiunto il potenziale massimo, che in questo save è di 168. Vi ricordo che i potenziali massimi non sono sempre fissi per tutti i giocatori, ma per la stragrande maggioranza dei giocatori, anzi, sono variabili e a volte variano anche di tanti punti. Qui abbiamo di fronte un giocatore davvero molto forte, ma di cui sappiamo anche altre informazioni molto importanti, come la reputazione attuale. Quando la reputazione di un giocatore è molto più alta di quella del club, perché anche il club ha una reputazione che va da 1 a 10.000 punti, vuol dire che lui si sente il coltello dalla parte del manico quando vi fa le richieste economiche, ed è questa la spiegazione perché alcuni giocatori vi chiedono tantissimo come contratto più alto, perché hanno una reputazione più alta del vostro club, soprattutto se poi hanno anche una elevatissima ambizione. Questa è un'altra informazione davvero molto utile. Questi valori che voi trovate qui fanno riferimento spesso a caratteristiche che riguardano la personalità del giocatore e vi fanno capire quali potrebbero essere le sue risposte ad offerte che vengono dall'estero. Se un giocatore è attaccato alla maglia, ovviamente andrà a rifiutare, dipende anche dalla lealtà, che in questo caso non è altissima, mentre un giocatore molto ambizioso è un giocatore che vuole sempre migliorare la sua carriera, quindi potrebbe essere tentato di accettare offerte dall'estero e potrebbe essere un po' più difficile provare a trattenerlo. C'è anche un'altra informazione davvero molto interessante in questa schermata, ovvero la propensione agli infortuni. Tutti questi valori che vanno dalla propensione agli infortuni fino all'adattabilità hanno un valore numerico che va da 1 a 20. La propensione agli infortuni più alta è più è negativa, perché vuol dire che il giocatore è propenso a farsi più facilmente male durante l'arco della sua vita, ed è un valore opposto da questo punto di vista all'integrità fisica, perché più è alta l'integrità fisica e meglio è, perché vuol dire che è un giocatore che si riprenderà più velocemente quando si farà male, ed è un giocatore con un'integrità fisica alta, è anche un giocatore che tende a decrescere meno velocemente quando si invecchia. Quindi sono valori connessi in un certo senso, ma hanno valori opposti, cioè più è alta l'integrità fisica meglio è, ma più è alto la propensione agli infortuni più è un male. Quindi mi raccomando a non confondere questi due valori. Ma la cosa bella di questa skin è che vi fa vedere questi attributi nascosti non solo per i vostri calciatori, ma anche per quelli degli altri team. Infatti io qui sono autore del Milan, ma se andiamo a vedere la scheda di Brian Rodriguez vediamo come tutte queste informazioni compaiono lo stesso. E soprattutto non abbiamo osservato il giocatore, vedete come manca il report, non vediamo i pro e i contro, quindi non dipende dall'aver visionato il giocatore, non l'abbiamo visionato, lo stesso abbiamo queste informazioni. Capite adesso perché è osannata in certi ambienti la OPZ Elite. Possiamo scaricare questa skin, ovvero la OPZ Elite, dal sito di FM Scout, questo è il link nello specifico, non vi preoccupate, ve lo lascio chiaramente in descrizione a questo video. Andiamo su download, attendiamo il reindirizzamento verso la pagina giusta, che ovviamente non è questa ma è quella di Mega. Qui ovviamente non serve avere un account per forza di Mega, basta ovviamente andare su scarica. Vedete come, diciamo, non è né una skin troppo leggera né troppo pesante, insomma si tratta di 86 MB che comunque si scaricano in maniera velocissima. Andiamo nella cartella dove voi normalmente scaricate il materiale da internet, che per me è la cartella di download. Questo ovviamente è il file appena scaricato che riguarda la skin, quello di sotto era il face pack di 3 giga, se vi ricordate, di cui abbiamo parlato in precedenza. Chiaramente dobbiamo estrarre il materiale perché si tratta di un file compresso, ci servirà quindi un programma di decompressione, ce ne sono tanti gratuiti come 7zip, WinRAR e compagnia bella, io utilizzerò 7zip. Tasto adesso il mouse in presenza di OPZ Elite 2021 7zip e poi andiamo su estrai i file in e attendiamo che le estrazioni termini. Al termine quindi dell'operazione avremo a che fare con questa cartella omonima, dove all'interno sono presenti due skin. Attenzione, non fate l'errore di prendere questa cartella e spostarla direttamente in documenti, perché
poi mi dite ma a me non si legge. Dovete scaricare esattamente la cartella interna, quindi clicchiamo all'interno di OPZ Elite. Dovete decidere se utilizzare la OPZ Elite 2021, che è quella classica, o la versione mini. A chi serve la mini? Beh, a tutti quelli che utilizzano magari il gioco su un portatile e quindi hanno una risoluzione più bassa dei 1080x1920, quindi che ne so, la risoluzione 900p. Ecco, se avete quella risoluzione lì, dovete spostare solo questa cartella in documenti, Sport Interactive, Futuro 2021. Se invece voi avete uno schermo in Full HD, è questa la cartella che vi serve, quindi io sposterò questa perché ho uno schermo in Full HD. Tasto destro il mouse, quindi in presenza di OPZ Elite 2021, andiamo su Taglia o su Copia, Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2021. Qui dovete cercare la cartella skin. Al solito, se non l'avete, cliccate con il tasto destro il mouse in un punto quasi dello schermo, andate su Nuovo, andate su Cartella e poi la rinominate skin con la S finale, molto importante. Io non lo faccio perché la cartella skin ce l'ho già. Clicchiamo all'interno della cartella skin e qui tasto destro il mouse in un punto quasi dello schermo e poi pigiate su Incolla. Io chiaramente questo non lo faccio perché, come potete vedere, la cartella OPZ Elite ce l'ho già. Abbiamo concluso diciamo la fase 1, dobbiamo adesso e solo adesso avviare FM21. Dal menu di gioco quindi ci spostiamo in preferenze, da generale ci spostiamo in avanzate, qui dove c'è scritto più comuni ci clicchiamo, andiamo su interfaccia, qui scendiamo fino alla voce skin, dobbiamo verificare che sia deselezionata la prima casellina, ovvero quella della usa la cache, e che invece sia selezionata la seconda casellina. Se siete già in questa condizione potete già spostarvi in generale, se ancora non eravate in questa condizione dovete prima cliccare su conferma e poi andare in generale. Una volta andati in generale, qui dove c'è scritto skin ci cliccate e andate a selezionare la OPZ Elite 2021. Mi raccomando, andate prima su svuota cache, quindi cliccate su resetta, svuota cache e poi andate su conferma. È molto importante questo passaggio. Vi rendete conto quindi che tutto è andato a buon fine perché la schermata iniziale è completamente rivista, con tanto di nome di OPZ Elite al centro che vi fa capire insomma che l'avete appunto installata correttamente. Non mi resta quindi altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo video di FM21, ma vi ricordo che siamo sempre in live tutti i giorni su quella piattaforma viola, da lunedì al venerdì dalle 20, sabato e domenica dalle 17. Buon salvone!